Un altro esercizio che ti voglio proporre è questo. Ok. Allora, in questo caso mi corico il piede destro sul ginocchio sinistro, ok? Rimango in questa posizione. Quando hai capito che riesci a rimanere con la testa giù in questa posizione, cerca il più possibile, di spingere, come abbiamo fatto prima, il ginocchio all'interno. Ok? Poi cambio dall'altra parte, rimango in questa posizione, prendo il ginocchio e lo spingo verso l'interno. Ok? Sentirai un po' allungare i muscoli del gluteo. L'altra posizione che puoi fare, se ti riesce, con le mani a terra, è di scendere. Rimanendo col busto ben appoggiato a terra, scendere con questa posizione verso l'esterno, da una parte, 20 secondi sempre, e poi dall'altra. Anche qua sentirai lo stesso identico movimento di prima, quindi allungamento della parte dei glutei. Una volta terminata questa posizione, ti proporrei una cosa un po' diversa, è quella di andare a pancia in giù, quindi prono. Posizione prona, allunghi bene le braccia in avanti e porti un ginocchio, ok, a 90 gradi. Rimani in questa posizione per 20 secondi. Al termine, porti la gamba destra distesa e lo fai con l'altra. E rimani in questa posizione per 20 secondi. Mi raccomando, utilizza bene i secondi o con l'aiuto di qualcuno a casa, mentalmente oppure con un orologio se ce la fai, ok? Ho un altro esercizio, adesso passo a qualcosa di più dinamico, vado contro il muro, mi tolgo le scarpe perché sennò il muro si sporca e poi a casa ce la prende su delle parole, quindi è meglio che ce le togliamo, possiamo stare scalzi oppure meglio con le calze. Adesso ti faccio vedere due esercizi, uno al muro e uno sarà senza. È la rana in maniera dinamica, quindi vado là vicino al muro, porto il tappetino vicino al muro, vado con il sedere appoggiato al muro, in questo modo, mi corico, salgo con le gambe, sempre pianta contro pianta per fare la rana, qui ti chiedo di spingere sulle ginocchia per 5 secondi, spingo 5 secondi, lascio per 5 secondi, poi rispingo per 5 secondi, lascio e lo fai 4 volte, 20 secondi, spingo ancora, lascio e spingo ancora. Okay. Esercizio da ripetere 5-6 volte, quindi qui perderai 2-3 minuti per fare anche 5 magari per fare questo lavoro. Questo è dinamico perché vai a forzare, okay, con le mani. L'altro dinamico che ti voglio proporre è un affondo, quindi in ginocchio, quadrupedia, vedi? Gambe a livello delle spalle, una gamba piegata in avanti. Con il busto ti sposti in avanti e allunghi tutta quella che è la parte dell'anca dietro. Quindi gluteo, bicipite femorale, estensore dell'anca, lavori anche sullo psoas, che è un muscolo che c'è alle linguine. Mi raccomando, non forzare troppo, poi passi alla gamba opposta, spingendo sempre in avanti. Se vuoi vedere, guarda, mi metto lateralmente, ti faccio vedere come lavorano. Vedi, questa è la posizione corretta di partenza. Poi spingo in avanti, perché sennò mi faccio male la schiena se rimango fermo dritto così. Quindi spingo in avanti e quindi lavorano tutti quelli che sono i glutei qua, interno coscia dall'altra parte. Fai un bel lavoro per quanto riguarda i muscoli estensori dell'anca.
Secondo me in questo momento vanno bene questi esercizi, se vuoi puoi anche inserire quello che eri bravo a fare te, che facevamo al centro, non vedrai la testa, però vedi bene il movimento delle gambe, ti ricordi che facevamo questo movimento con la gamba incrociata dietro, anche qua fai circa 20 secondi, poi rilasci. Poi ci vai ancora con la gamba, sia da una parte che dall'altra. Lavora sempre la gamba dietro, eh? Quindi la riporto a livello dell'altra gamba e poi dietro spingo bene. Questo qua mi ricordo che eri bravo a farlo, lo facevi già al centro e va benissimo. Prova, sono circa un 10 esercizi, ti porta via del tempo, però sono utili da fare tutti i giorni. Va bene, Stefano? Poi mi dirai com'è andata. Ciao!